batte Napoli 2-1, tutti gol nella ripresa in Napoli, sciupa grandi occasioni nella prima parte di gara. Sentiamo Salvatore Biazzi. Diciamo subito che il Napoli-Milan si è giocato all'altezza della storia dei due club, 65.000 gli spettatori come ai tempi d'oro di Maradona. In azzurro tra i pali taglia la tela, fischiato contro il Parma e Turrini recuperato in estremis. Tra i rossoneri nemmeno in panchina, l'ex Cruz in campo, Cardoni, Kluivert e taglia la tela riacquista Filippo. Siamo al secondo, passiamo al quinto. Boban, tiro troppo centrale. Dodicesimo, va dalla destra, Trasson anticipa Gans. Tredicesimo, sale il Milan, delizioso tocco di Boban per Kluivert, anzi per Gans, palla fuori, guarda l'orologio Galeone, ma è passato appena un quarto d'ora, un brutto quarto d'ora. Va, taglia la tela, si oppone alla grande. Rivediamo come taglia la tela riconquista la fiducia del San Paolo. Asanovic, Taibbi, molto pronto il portiere rossonero. Trotti supera Taibbi, ma è coperto da Desailly e Costa Tutta che controlla agevolmente. Taibbi respinge, Goretti, è il gran momento del Napoli, di poco fuori, rivediamo, prima palla gol, e adesso vediamo la seconda palla gol, Asanovic, buca Cardone, palla al centro, Asanovic, Desailly ed evita l'autogol, come rivediamo da queste immagini, proprio Cardone all'ultimo momento. Terza palla gol, Turrini. Di poco a lato la conclusione di Turrini, come vediamo da queste immagini. Diciamo che negli ultimi 6 minuti del primo tempo il Napoli ha avuto ben 4 palle gol. 0-0 e si va alla ripresa. Lunghissimo lancio di Asanovic per Protti in proiezione offensiva. Alza Costa Curta, c'è Desailly, calcione su Protti. Rivediamo, l'arbitro dice che c'è un fallo di mano. Da queste immagini si vede solo il calcione netto di Desailly. Ancora un lunghissimo lancio per Gans, a volo e taglia la tela, diventa di nuovo Batman. Boban, bellissima giocata, smarcante il passaggio per Leonardo e va in gol e poi va a ringraziare giustamente l'autore della bellissima azione, e cioè Boban. Esultano i rossoneri, rivediamo Boban superato in spaccata Goretti, alza la testa, passaggio al centro, Leonardo, tutto facile, 1-0. Passaggio per Gans di Ba. Viene messo giù da Crasson, forse accentua la caduta per l'arbitro, tutto regolare. Asanovic per Protti, Costa Tutta lo trascina giù, anche in questo caso per l'arbitro, tutto regolare. Maini, subentrato a Leonardo, per Reba, tutto solo, conquista il campo, tranquillo. Vede il compagno, Gans, appoggia, sinistro delizioso ed è il 2-0. Niente da fare per tagliare la tela che comunque era appostato bene. Esulta Gans, primo gol con la maglia rossonera. Crasson, Longo, sinistro, ad aprire per Bellucci, chiude bene, destro, gol, 2-1, gran bel gol di Bellucci, incita il pubblico a caricare la squadra, si riapre la partita, il Napoli sembra che ce la possa fare, rivediamo sul filo del fuorigioco la bellissima giocata di Longo per Bellucci e la conclusione di Piatto ed è il 2-1. Costa Curta per Anderson, è tutto solo, tagliatela esce, in qualche modo riesce ad allontanare, siamo al 45esimo, quasi al recupero, l'azione continua, al centro Asanovic di testa fuori, arriva a Bersini, conclusione di testo, di destro, taglia la tela e primo piano per taglia la tela, la partita praticamente finisce qui, possiamo tornare in studio. Pino taglia la tela è uscito tra gli applausi, ha avuto il coraggio di ritornare nello stadio della contestazione e gli applausi li ha meritati, come li ha meritati il Napoli, si è giocato bene ma ha perso. Il pubblico però ha rivisto il Napoli che voleva, noi per la verità abbiamo rivisto il pubblico migliore di Napoli, molto sportivo, applaudito fino alla fine. Il Milan, fisicamente possente, tecnicamente forte, è un po' fortunato come ha messo lo stesso Capello. Linea Galeazzi.